Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video direttamente da Porto. Mamma mia, siamo un po' in giro con due grandi cantautori che vedete alle mie spalle. E volevo soltanto soprattutto coinvolgere Peppe Marazzita e il grande Dio Pan, detto Dio Pau qui in Portogallo, ormai è diventato famosissimo, che sono due grandi penne, diciamo, che hanno dato vita a bellissimi dischi nella Fame Dischi. Poi magari vi metto dei link in descrizione. Ho sempre sognato di fare un video dicendo link in descrizione con voi due. Allora, io sono contrario all'utilizzo dei termini like, post su Facebook all'interno delle canzoni, e volevo sapere la vostra opinione. Chi inizia? Allora, a me personalmente non piace neanche, non piacerebbe inserirle nei testi delle canzoni, però sono anche convinto che comunque sono delle parole che piano piano stanno entrando nella nostra, tra virgolette, cultura espressiva, e quindi prima o poi verranno utilizzate e magari, chissà, se utilizzate bene, magari anche apprezzate. Secondo me comunque sono già usate dai nuovisti alle nuove... Beh, penso proprio di sì. Sì. Secondo me non piace perché sono totalmente prive di qualsiasi forma di poesia, cioè perde completamente la poeticità. Sembra, diciamo, cioè preferirei resuscitare delle parole arcaiche, non utilizzate più da tempo, piuttosto che neologismi. Dipende comunque, dipende dal linguaggio che utilizzi. Perché anche forme espressive che un tempo erano ritenute troppo moderne per essere inserite all'interno di alcune poesie, poi sono state inserite e col tempo sono state... Certo, non siamo... Sempre essendo aperti all'innovazione delle nuove forme di scrittura, poetiche, musicali. Soltanto certe terminologie tecniche, tipo, come dicevi, posta raggiunto, a me non piace. Cioè, che parlare di queste cose sulle canzoni, secondo me, cioè, nel senso, che stiamo a fare? Lasciamo perdere. Io scrivo ancora canzoni e non le metto, cioè non... C'è gente anche nuova che però non lo fa, e c'è gente che lo fa spudoratamente. Io sono di quelli che... Io ripeto, neanche io riesco ad inserirle, però non posso essere totalmente sicuro che magari espressioni di questo tipo possano poi entrare in un linguaggio, magari se utilizzate bene, anche efficiente, efficace a livello di scrittura proprio. Va bene ragazzi, vi ringrazio, Peppe Marazzita, Fabio Obrigado. Ripanucci, obrigado, da Porto è tutto, scriveteci nei commenti che cosa ne pensate, se utilizzate queste parole e se la pensate come noi, e noi ci vediamo al prossimo video.